Allora, Claudio, la mia prima domanda è: che cos'è Docebo e com'è nata l'idea? Allora, Docebo è un progetto di e-learning, dunque l'e-learning è quel mondo della formazione a distanza che include sia la produzione del contenuto, che il delivery del contenuto, che il suo tracciamento, dunque tutta l'organizzazione di quello che è un processo d'apprendimento gestito dal PC. Dunque qualsiasi cosa non coinvolga attività di classe, dunque attività in presenza. Docebo ha preso una nicchia di questo mondo molto ampio, si è concentrata su quello che sono le formazioni per le aziende, dunque per organizzazioni, aziende, enti governativi, eccetera, 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 e dal 2005 lavora in questo mercato. Noi vendiamo questo contenitore di corsi, che può essere un contenitore sia pieno di corsi legati appunto alla formazione aziendale, oppure un contenitore vuoto che il cliente stesso riempie con del suo contenuto formativo, e vende appunto il servizio legato a questa piattaforma. La piattaforma di e-learning che cos'è? È uno strumento che eroga, traccia e certifica l'attività formativa. Immaginiamo che la tua azienda abbia 100 dipendenti, magari sparsi in tre country. Dovete formare la rete vendita per il lancio di un nuovo prodotto, assegnate uno user e una password a tutta la forza vendita. A questo punto caricate all'interno un corso che può essere la formazione al nuovo prodotto, lo organizzate, nel senso associate agli studenti il corso che devono frequentare, lo lanciate, e gli studenti entrano in questo ambiente, lo frequentano e il sistema traccia quanto tempo sono stati, che risultati hanno preso nei test di valutazione, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un po' il mondo che noi andiamo a coprire attraverso l'e-learning. Perfetto, quindi potresti raccontarmi magari un po' in maniera più dettagliata quella che è l'esperienza utente, quindi chi beneficia effettivamente di questi corsi? Guarda, il nostro mercato è un mercato business to business, dunque noi non ci occupiamo attualmente di business to consumer, dunque per me l'utente è l'impiegato di un'azienda o di un'organizzazione. Questa organizzazione può essere molto piccola o molto grande, fai conto che la più piccola installazione Docebo da 5 utenti, la più grande installazione è di 96.000 user con 3.000 simultaneità loggate nello stesso momento. L'esperienza utente per l'utente è molto semplice. Cosa fa l'utente? Entra attraverso un user e una password, si trova l'offerta formativa che è stata pianificata per lui, da un suo responsabile, da un instructional designer, dall'imprenditore stesso che vuole formare i propri dipendenti, fruisce di questo corso che di solito è un corso multimediale, dunque ha elementi di interattività, quali filmati, quali audio, quali interazioni, in modo da fermare l'utente ogni tanto, far alzare la sua soglia d'attenzione, eccetera, eccetera. Finito questo corso, lui viene tracciato e viene certificato il fatto che abbia appreso l'argomento su cui si è andato a concentrare. Mi potresti dire quanti clienti effettivamente hanno già adottato questo sistema? Allora, Docebo attualmente ha due anime. Docebo ha un'anima consulenziale che vende soluzioni enterprise. Dunque, immaginati aziende sopra i 500 dipendenti che devono fare progetti di grandi dimensioni. Questo è stato il mercato di Docebo fino al 2011. Abbiamo circa 100-120 clienti attivi per un totale di mezzo milione di utenti formati e boh, penso 1,5 milioni di ore di formazione erogate. Principalmente questo tipo di mercato è un mercato che copriamo soltanto sull'Italia perché sono proprio progetti enterprise con una forte componente consulenziale. E poi abbiamo invece la parte più nuova che abbiamo lanciato nel 2012, che è la piattaforma as a service per le piccole e medie imprese, dunque aziende che possono con carta di credito attivarsi un servizio in 30 secondi, e questo è il mercato che registra i tassi di crescita più forti perché attualmente cresciamo di un cliente al giorno, dunque un contratto firmato nuovo ogni giorno, proprio perché è un prodotto molto semplice con un canale distributivo totalmente innovativo per il nostro mercato, che è un mercato che è rimasto fermo per 15 anni. L'e-commerce, l'ERP, i CRM sono cresciuti molto, l'e-learning è rimasto un po' al palo. Abbiamo cercato di innovare il canale di acquisto e di fruizione,
bypassando le logiche di installazione, eccetera. Questo è vincente perché stiamo firmando contratti non solo in Italia, ma abbiamo moltissimi clienti attualmente in Stati Uniti, Canada, UK, con poi punte di vendite in Ghana, in Turchia, in Tunisia, in India. Dunque stiamo cercando di allargare anche il mercato in modo trasversale geograficamente, non soltanto scalandolo sull'Italia. Perfetto, invece potresti accennarmi qualche cosa riguardo alla tecnologia che ci sta dietro effettivamente? Allora, la tecnologia che definiscono multi-tenant, non voglio andare su tecnicismi, è un applicativo comunque web con un'infrastruttura cloud molto scalabile in background, dunque gestiamo attualmente, considera più di 9.000 database, 9.000 installazioni di clienti, sia in trial sia clienti acquisiti. La cosa interessante che abbiamo, a parte un'infrastruttura cloud che va a scalare, gestisce picchi, eccetera, eccetera, è il fatto che appoggiamo questa infrastruttura al nostro business angel iniziale, che è un internet service provider che si chiama Cweb. Dunque tutta la parte web e tutta la parte database sta nella sua infrastruttura, ma poi i contenuti multimediali ai clienti di tutto il mondo li distribuiamo con Amazon CloudFront, che consente di replicare il corso multimediale, che di solito è molto pesante, in 41 in 41 server sparsi per il mondo, e l'utente che chiama un certo contenuto formativo viene servito dalla location più vicina a lui. Questo ci risolve i problemi molto grossi legati a mondi o country con bande molto strette come il Sudafrica, o piuttosto veramente lontani da tutto come possono essere Australia e Nuova Zelanda. Stiamo anche attrezzandoci per la Cina, che ha un problema diverso, che è la logica del Great Firewall. Dunque, quel filtro di contenuti che sta tra Mainland China e il resto del mondo, che attualmente rallenta ancora la distribuzione di contenuti di qualsiasi tipo, e l'e-learning incluso. Perfetto, lo stesso metodo viene utilizzato anche nel caso i contenuti vengano invece forniti dal cliente stesso? Sì, nel momento in cui il cliente ha un bisogno di distribuzione non su una country sola, ma su più country, ad esempio abbiamo esperienze con multinazionali italiane che fanno formazione a dealer in 91 stati nel mondo. A questo punto è una tecnologia che si può utilizzare. Chiarissimo. Te lo chiedo perché mi incuriosisce l'aspetto della privacy e della sicurezza dei dati aziendali. Beh, il cloud è un falso problema, cioè la security del dato nel cloud è un falso problema, perché poi si va a scoprire che le frodi informatiche più grosse le fanno i dipendenti, no? Tu vedi tutte queste liste di evasori fiscali che sono uscite dalle banche svizzere perché qualche dipendente si è masterizzato un CD. Tieni conto comunque noi lavoriamo molto su questa cosa e siamo in fase di fine di certificazione ISO 27001, che è proprio la certificazione di security. Chiarissimo. Mi potresti dire qualcosa a proposito dei costi? Guarda, allora, la cosa veramente simpatica è che stiamo ragionando, simpatica, industrialmente strana, è che stiamo ragionando in una logica di distruzione del valore. Cioè, se per me, un cliente enterprise, un cliente che lavora su un certo tipo di cifre, utilizzando la versione SaaS riesce ad andare a risparmiare qualcosa tipo il 70%, non perché costa di meno la soluzione, ma perché se la può bilanciare in base al carico di lavoro. Dunque, se un mese tu hai bisogno 4.000 utenti attivi, ma poi ad agosto formi zero, un mese tiri sull'interruttore a 4.000 utenti, poi ad agosto non paghi niente perché azzeri la soluzione, o non paghi quasi niente perché azzeri la soluzione. Dunque, la logica è molto modulare. La soluzione è out of the box, dunque è abbastanza standard, e dunque questo è quello che poi piace un poco al mercato corporate italiano, che vuole invece un progetto super customizzato con però degli investimenti di un certo tipo. Le soluzioni out of the box le stiamo deliverando anche a clienti corporate americani, dunque loro sono già più pronti ad avere soluzioni standardizzate, ad accettare quello che il mercato dà, se ovviamente come dire, soddisfa dei requisiti di base. Dunque, ecco, il discorso del pricing è ipermodulare. Tu parti da 29 euro per 5 utenti attivi e poi arrivi a decine di migliaia di euro per volumi di utenti veramente elevati. Il bello è che il canone è mensile,
e tu puoi dimensionarlo mese per mese in base a quello che veramente usi. Dunque è puro cloud, puro SaaS, in tutto, non soltanto nella tecnologia di background, ma anche nel pricing, che c'è sul mercato. Perfetto, mi hai accennato a prospettive di ampliamento riguardo al pubblico, effettivamente, a più paesi. Ci sono altre idee di espansione, altre idee di implementazioni di nuove possibilità, nuove features? Sì, il problema è il tempo e le risorse, no? Uno ha 7.000 idee sempre, poi dopo a un certo punto deve purtroppo razionalizzare. Attualmente noi stiamo lavorando su due elementi che sono in dirittura d'arrivo, uno che è il contenitore di corsi, dunque un marketplace di corsi con cui stiamo facendo alleanze con grossi fornitori in modo che l'utente che ha la piattaforma possa anche comprarsi contenuti non prodotti da lui o da Docebo, ma prodotti da terzi. I contenuti sono verticali, tipo corsi manageriali, corsi di lingua, piuttosto che corsi molto specializzati legati ad una country specifica, dove ad esempio tutta la parte normativa di compliance. Stiamo lavorando a sviluppare un sistema di plugin dove venderemo pezzi aggiuntivi e funzioni aggiuntive della piattaforma. Queste sono le cose che attualmente sono già in fase di sviluppo con una roadmap discretamente ben definita. Poi abbiamo altre idee per poter fare upsell su quello che comunque è il prodotto che già stiamo vendendo. Stiamo iniziando ad avere una base veramente ampia di clienti. Io ti ripeto, un cliente ogni giorno al giorno nuovo vuol dire avere poi opportunità di vendita non solo su clienti nuovi che andiamo ad acquisire, dunque non ragionare soltanto su una crescita d'acquisizione di mercato, di quote di mercato, che comunque è la priorità uno di Docebo, ma poi andare a fare upsell su quei clienti che già abbiamo vendendo servizi aggiuntivi. Chiarissimo, quindi potresti riassumermi quello che è il modello di business? Allora, base, piattaforma di learning, semplice, carichi contenuti. Successivamente puoi comprare anche contenuti dal nostro marketplace, comprare moduli aggiuntivi dal nostro App Store all'interno della piattaforma. Quanti siete effettivamente in Docebo? Docebo è una struttura che adesso ha 30 persone, comunque una struttura abbastanza solida. Docebo è nata nel 2005, ha fatto il Round Angel nel 2006, ha fatto il Round Venture Capital nel 2012. Perfetto. È cresciuta progressivamente, il team principalmente è tutto italiano, diviso sui due uffici di Napoli e Milano, e poi abbiamo comunque il 55% del team che è in telelavoro. Dunque, siamo veramente un'azienda cuffiata. Dunque, cuffie, Skype, strumenti di collaborazione e tutto il resto, perché alla fine abbiamo colleghi italiani che hanno deciso di andare a raggiungere il fidanzato in Spagna, piuttosto che un collega che vive in mezzo alle montagne e non gli piace la città, ma per noi è abbastanza normale. È nata così l'azienda, in modo molto destrutturato, anche se adesso abbiamo due uffici, eccetera, eccetera. Poi facciamo ovviamente incontri, feste, che cosa, dove il guardarsi negli occhi, il parlarsi ha comunque il suo valore. Perfetto. Ultima domanda, Claudio, quali sono gli obiettivi per i prossimi 6-12 mesi? Andare sul mercato con queste soluzioni nuove, continuare a sviluppare il partner network. In 6 mesi abbiamo già 18 partner certificati in giro per il mondo. Vogliamo essere capillari perché diamo molto valore a quello che è la localizzazione non tanto del contenuto formativo, ma del business. Dunque, un cliente che ti approccia dalla Russia tendenzialmente vuole essere ricontattato, vuole dei follow-up in russo, con un contesto culturale e con un interlocutore che abbia il suo background culturale. Dunque, noi stiamo diventando dei lead generator per i nostri partner che poi coltivano il lead nella loro fascia oraria, nel loro modo, nelle loro tradizioni, nella loro lingua. Per noi è fondamentale. L'e-learning penso che su questo sia uno dei mercati che è più affetto, se vogliamo vedere in un modo negativo, o comunque meno globale. Dunque si tratta di trasformare in locale una tecnologia che è globale di per sé. Perfetto. Claudio, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo. Maria, grazie mille. A presto, buon lavoro.